Assessore, parliamo di risorse date allo sport lombardo. La settimana scorsa c'è stata una delibera che ha stanziato 1 milione di euro. Come viene suddiviso? Esatto, abbiamo deliberato 1 milione per l'attività continuativa delle società, verrà suddiviso, diciamo, un 30%, quindi 300.000 euro per le società d'eccellenza, quelle 20 società che giocano nelle massime serie e portano in alto i valori e il nome della Lombardia, di cui il 10% di questi 300.000 euro sarà destinato a quelle società che tesserano atleti disabili, mentre le altre risorse verranno suddivise tra le federazioni sportive, gli enti di promozione, le discipline associate e una parte, altri 50.000 euro, per quelle società tesserate dal CIP o ancora hanno atleti tesserati disabili. Caso di società in occasione dei 100 anni del CONI, dei 70 anni anche della Società Italiana Sportiva, c'è stato un incontro in Vaticano con il Papa, lei ha partecipato, ha detto un'emozione quasi da olimpica, no? Sì, è stata una bellissima giornata sotto il sole, però è stata molto bello incontrare il Papa, ma anche tanti, tanti giovani che operano nel mondo dello sport. In occasione dei 70 anni del CSI ci siamo appunto radunati a San Pietro. È stato un bel incontro, il Papa ha ribadito le tre cose che possono allontanare i giovani da debolezze o da strade molto pericolose, quali l'alcol, la droga e via dicendo. E sono quelli, sembra quasi che abbia scritto il PRS insieme al nostro presidente, perché sono scuola, sport e lavoro. E noi stiamo qua in regione, stiamo lavorando proprio per questi tre obiettivi, per portare anche più sport nelle scuole. Stiamo lavorando tanto per quanto riguarda il lavoro e insomma anche nello sport stiamo dando dei contributi che in questi anni non si erano mai dati. I valori dello sport come educazione e anche come recupero, qui ci ricolleghiamo alla sua visita al carcere minorile che ha fatto sempre in questi giorni. Sì, sono stato al Beccaria, ho visto la realtà del Beccaria, insomma come operano all'interno del Beccaria, i vari laboratori che fanno e tra questi c'è anche lo sport e devo dire che ha una grande importanza allo sport all'interno di questa realtà. Sono poi andato con Don Claudio a visitare la sua comunità, ho incontrato una ventina di ragazzi, ho parlato ed è stato un bel incontro, nel senso che ho parlato dei valori dello sport, di quello che mi ha insegnato a come diventare adulti attraverso lo sport e loro dal canto loro mi hanno dato dei consigli invece come padre per far crescere i miei figli, quali sono i campanelli d'allarme, insomma, quando un figlio prende una strada non bella. È stato sicuramente un bell'incontro e tutti erano consapevoli del ruolo che ha lo sport nella vita di tutti i giorni. Un ultimo punto invece riguarda lo sport più dal punto di vista economico ma anche di valorizzazione del territorio. Da Varese ha iniziato un suo tour per la Lombardia tra le eccellenze delle industrie, insomma, legate allo sport, è partito da Logusta. Sì, è una bellissima realtà, insomma, a parte che insomma, è sita in un bellissimo luogo, proprio di fronte al lago e c'era una gara, c'erano i campionati di canottaggio, insomma, quindi è veramente stata una bella visita, ho potuto unire anche una visita ai campioni del canottaggio. Devo dire che quando sono entrato nei vari capannoni non pensavo di trovare un ambiente così tecnologico, di innovazione, sembrava quasi di essere in Giappone. In Lombardia abbiamo veramente tante aziende che operano nel mondo dello sport, che fanno di innovazione e di ricerca proprio il punto forte per stare sul mercato. E parlando proprio oggi con l'assessore Melazzini vorremmo dare a queste aziende spazio all'interno del padiglione Lombardia durante l'esposizione l'anno prossimo, quindi ho iniziato questo tour per conoscere queste aziende e per promuoverle e per chiedere loro, insomma, di questa possibilità di farsi vedere al mondo intero.